Si è svolta nella Galleria Umberto I di Napoli la seconda edizione della mostra Mercato Artigianato in Carcere, organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania e l'associazione Il Carcere Possibile. Scopo della giornata è dare visibilità alle attività svolte negli istituti penitenziari, evidenziando la valenza rieducativa del lavoro carcerario e il fondamentale apporto del volontariato. Anche osservando semplicemente i manufatti che sono stati esposti questa mattina, ci rendiamo conto dalla loro bellezza che è sempre possibile ricavare il meglio e il peggio dagli uomini. Diciamo, le prigioni non possono non esistere purtroppo, però occorrerebbe ricordarsi che devono assolvere soprattutto allo scopo e alla funzione educativa, riabilitativa. Se la società civile invece si fa catturare, sedurre dal desiderio di vendetta, quello che può accadere è esattamente il contrario di quello che ci si aspetta, vale a dire le prigioni non renderebbero i territori, le città più sicure, ma le rendono esattamente al contrario meno sicure, perché le persone che escono da quell'esperienza vissuta in quelle condizioni non possono che uscire più cattive di come ci sono entrate. Negli istituti penitenziari della regione sono operativi molti laboratori artigianali che, oltre a produrre manufatti spesso di pregevole fattura e qualità, svolgono la duplice funzione di rendere attivo un grande numero di detenuti e contemporaneamente di fornire agli stessi le conoscenze e le competenze necessarie per potersi reinserire nel mondo del lavoro una volta rientrati nella società. Sì, il carcere possibile, l'abbiamo fortemente sostenuta questa iniziativa, tra l'altro non è solo simbolica, basta vedere il lavoro dei detenuti, è straordinario, l'artista come è scritto lì è un uomo libero, e poi io sono fermamente convinto che chi scopre l'arte, la cultura e la bellezza non potrà più scegliere il male. E ricordiamoci che il carcere, come dice la Costituzione, è innanzitutto un luogo dove dobbiamo rieducare e quindi reinserire nella società chi ha sbagliato, quindi non c'è solo la funzione della punizione ma c'è anche quella di recuperare. Io credo molto in questo, anche da ex magistrato, quindi bisogna stare vicino alle persone che vivono un momento difficile della loro vita perché hanno sbagliato, però attraverso l'arte vogliono guardare lontano. La manifestazione fa parte del gruppo di iniziative promosse dall'amministrazione in occasione della celebrazione della Giornata dei diritti umani e curate dal Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace.